insalata di riso o di pasta fredda? Beh, per i pranzi estivi portate in tavola qualcosa di davvero diverso, come ad esempio un buon couscous con pollo e verdure. Fantastico! Vediamo come si prepara. Eccoci ragazzi, pronti per iniziare la preparazione di questa bellissima ricetta tutta colorata. Prima cosa da fare, facciamo il couscous. Io ho preso un couscous precotto che poi cucineremo con pollo, peperoni, piselli e un po' di olive. Ho già messo a scaldare una parte e mezza di acqua. Vedete che bolle già. Ci mettiamo un goccino di olio dentro. Spegniamo il fuoco. E ci versiamo tutto il couscous. Quindi ripeto, una dose e mezza di acqua, una dose di couscous. Mescoliamo. Chiudiamo subito con il coperchio e lasciamo riposare circa 5 minuti. Nel frattempo io ho portato già a scaldare una padella. Ci versiamo un goccino di olio giusto per ungere appena appena e cominciamo a rosolare il nostro pollo. Chiudiamo. Benissimo ragazzi, una volta rosolata da un lato, giriamo le nostre fettine di pollo. Mettiamo il coperchio, abbassiamo la fiamma e nel frattempo ci dedichiamo alle verdure. Quindi peperone rosso, peperone giallo, 2-3 pomodorini e tagliamo il peperone a falde. In questa ricetta vi proporrò comunque i peperoni e i pomodorini belli croccanti, quindi non voglio stracuocerli. Li faremo cuocere giusti 2-3 minuti all'interno della padella del pollo. Benissimo ragazzi, ci siamo, quindi alziamo un pochino ancora la fiamma, ci mettiamo l'olio rimanente, peperoni, pomodorini, tutto insieme così, perfetto. Sono in tutto 3 cucchiai di olio, perché abbiamo comunque una quantità importante di alimento, quindi non vi spaventate chiaramente. Dei piselli, un po' di basilico. Da poco ho scoperto il basilico greco che mi piace tantissimo, quindi lo metto dappertutto. Però qui potete anche mettere semplicemente un po' di erba cipollina, oppure ancora del prezzemolo, maggiorana e così via. Un po' di pepe, un po' di sale. Non abbiamo messo sale all'interno del couscous, quindi dobbiamo ricordarci questo dettaglio. Ci diamo una bella mescolatina, guardate che meraviglia! Il pollo è comunque pronto, quindi volendo possiamo toglierlo e tagliarlo già a striscioline finché le verdure cucinano. Anzi, prima di chiudere ci metterei anche delle olive, delle grosse olive. Coperchio, continuiamo la cottura. Intanto tagliamo il nostro pollo a listerelle. Sono passati circa 2-3 minuti. Versiamo il nostro pollo tagliato a pezzettini così si insaporisce ancora meglio. Ma ci siamo, Proprio volevo solo dare una scottatina veloce alle nostre verdure. I piselli sono quelli freschi, quindi richiedono anche poca cottura. Ottimo! Allora, diamo un'occhiata al nostro couscous che vedete ha assorbito per bene tutto il liquido. Cominciamo a sgranarlo così. Ora versiamo il nostro couscous all'interno della padella. Adesso ci mettiamo il sale rimasto e una bella mescolata. Tocco finale, scorza di limone, che ci dà un tocco in più di freschezza. Se volete potete anche mettere della menta tritata,
e vi garantisco che l'abbinamento è eccellente. Qualche fogliolina anche di basilico fresco, perfetto così. E poi il nostro couscous con verdura e pollo è pronto per essere servito. Ed è perfetto questo piatto anche da portare sotto l'ombrellone. Oppure potete metterlo all'interno di un vasetto, lasciarlo prima raffreddare completamente e portarlo anche in ufficio. Sarà uno spettacolo di pranzo. Parola di Alice.